La vita, naturalmente, è fatta di ultimi addii e di primi incontri. Nonna, grazie per tutti i nostri incontri, per i miei ricordi d'infanzia. Grazie per essere stata la mia bussola. Così Harry scriveva nel messaggio di cordoglio alla più longeva sovrana del mondo, per lui semplicemente Granny, nonna. E in questa lunga settimana, che oggi conduce all'ultimo addio, abbiamo visto sfilare migliaia di persone verso la bara di Elisabetta II. Stretti nel dolore, a Westminster Hall, anche Harry e gli altri 7 nipoti, per la cosiddetta veglia dei principi. 15 lunghi minuti di silenzio a capochino, in cui Harry, per la prima volta dall'inizio del lutto, ha potuto indossare l'uniforme, una concessione fatta da Re Carlo, visto che ha abbandonato lo status reale per omaggiare la nonna tanto orgogliosa di lui anche per la carriera militare. Il re, d'altro canto, secondo indiscrezioni di palazzo poi riprese dai soliti ben informati tabloidi inglesi, per rispettare il protocollo avrebbe escluso Harry e Meghan dal banchetto tenuto ieri sera a Buckingham Palace, perché riservato ai membri della famiglia reale in servizio. Al di là dell'etichetta, del protocollo, dello status di reali che va rispettato, Harry, nipote tanto amato, sa che non avrà più con sé la comprensione e l'affetto della nonna Elisabetta. Da domani, a luci spente e lontano dal clamore che ha sottolineato e rimproverato lacrime, abbracci e mani congiunte, anche lui dovrà attraversare questo addio come tutti, in solitudine.